Presidente Marazzita, tornato nel ruolo di presidente dopo che due domeniche fa aveva anche giocato, a fine gara non si sottrae ai microfoni nonostante la quarta sconfitta consecutiva. Presidente, come ha visto questa gara? Ma sicuramente è una bella partita di calcio. Il pubblico si è divertito contro una squadra attrezzatissima, una squadra che sicuramente punterà a vincere il campionato, come ormai la Senana fa da parecchi anni, ha calciatori di categorie superiori, noi non abbiamo sfigurato, il risultato magari poteva essere diversamente. Lucanto ha sbagliato il gol dell'1-1, comunque quello fa parte del gioco. Sono contento, ho visto una bella partita, una bella la mia squadra ha dato il massimo, ha giocato bene, giustamente poi hai un casciaro che ti fa un euro gol di quello, tanto di cappello perché si vede che è il giocatore di categoria superiore, però non abbiamo sfigurato sicuramente. Quello che mi ha impressionato dei vostri è il fatto che al 41esimo della ripresa sotto di due gol ancora ci credevate, è entrato anche mister Castagnino per dare una mano, insomma questo è una cosa positiva. È stata viva, ha dimostrato di esserci in campo, giustamente ti ripeto abbiamo perso contro una signora squadra e da dare merito anche alla squadra avversaria, però in campo siamo stati, abbiamo fatto un bel calcio, sono contento per la prestazione, giustamente non sono queste le squadre che dobbiamo fare i punti, noi ti ripeto sempre dobbiamo puntare alla salvezza, da questa settimana siamo al completo visto le assenze che ci sono state nelle precedenti gare, non è una giustificazione però ti viene a mancare qualcuno. Diciamo che la squadra, il ritorno di Lucanto ci ha dato più spirito, il portiere Curzio è entrato bene in campo, insomma è una bella prestazione con l'augurio che d'ora in avanti con le belle prestazioni portiamo a casa i punti. Presidente, lo so che ha tante cose da fare, però dovreste pensare anche a organizzare il tifo. Oggi la Silana è venuta col tifo organizzato, è stato anche il tredicesimo in campo. Sì, sembravano loro in casa. Una bella scenografia, questo non, sicuramente non è compito mio. Noi ci vorrebbero le ragazze pompon. Facciamo il massimo per il paese, cioè, la squadra non è personale, la squadra è del paese, quindi ti ripeto, consideriamo che la Silana ha quella mentalità di categoria superiore, quindi è nelle sue doti calcistiche non fare tutto questo. Domenica con Papanice? Domenica con Papanice abbiamo la partita in casa, è una... se facciamo questa prestazione potremmo dire la nostra, sarà l'ultima del 2014? È l'inizio del nuovo campionato. Spero che, no, io sono fiducioso, la squadra c'è, giustamente soffrire per una squadra che ambisce alla salvezza è più che giusto. Grazie. Prego.